Allora, procediamo all'appello, grazie. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Riprendi. Carlone. Carros. Cerconi. Ciancio. Presente. Cofano. Coglia. Giuliano. Presente, per forza. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Ah, Laddaga c'è. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lenci è sempre giustificato. Allora lo scrivono. Lozzi. Madronola. Poli. Poli l'ho visto. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. 5, 6 e 7. Non c'è. Non c'è il numero legale, quindi rifaremo l'appello tra mezz'ora. Alle ore 15. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerconi. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. C'è il numero legale 17. Quanti sono? 17. Allora, 17 consiglieri presenti, assenti 6 consiglieri più la presidente. E un attimo, consigliere Cerconi. Mi faccia aprire il consiglio prima. Allora, quindi il consiglio è aperto. Nomino quale scrutatori della seduta i consiglieri Caccamo, Laddaga, Carlone. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi e sono previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Allora, procediamo. Consigliere Cerconi, voleva qualcosa sì, particolare? Volevo chiedere un minuto di silenzio per la vittima di ieri a Metro Battistini per ciò che è successo. Penso che lo sappiate tutti, visto che sono rimaste coinvolte, una persona è morta, tre sono gravemente ferite e altre otto sono rimasti feriti. Volevo chiedere al Consiglio un minuto di silenzio. Allora, io credo che la tragedia di ieri deve far riflettere tutti, sono cose che non si dovrebbero, che non dovrebbero mai succedere e avvenire. Penso che diciamo, questa disgrazia colpisce tutti quanti noi, colpisce la città intera e credo che dovrebbe farci capire ancora di più che diciamo le discriminazioni anche sull'episodio di ieri, le discriminazioni etniche non dovrebbero avere civiltà nel nostro paese. Detto questo, credo che diciamo un momento di riflessione, credo di poterlo accogliere la richiesta di un momento di riflessione. Presidente, chiedo scusa. Sostengo un attimo il consiglio. Posso, Presidente? Io non mi sento di unirmi a questa a questo minuto di proposta razzista solo perché solo perché, scusate, perché alla guida dell'auto c'era un criminale di un'etnia che non piace alla, credo di scusate consigliere Cerconi, per cortesia, credo di aver detto diciamo le motivazioni così. Allora, scusate un attimo, credo di aver detto le mie motivazioni come presidente d'aula su quanto è accaduto ieri. Credo, e lo ripeto ancora, che anche l'incidente di ieri deve farci riflettere ancora di più che le politiche
di integrazione sono essenziali e determinanti, perché l'incidente è avvenuto in quel modo, ma poteva, alla guida dell'auto ci poteva essere chiunque, va bene? Non è un motivo per accendere in città manifestazioni, momenti così violenti. Credo che quando succedono queste cose l'attenzione, la riflessione, il silenzio e il rispetto debbano prevalere su qualsiasi atto di sciacallaggio politico o intellettuale. Detto questo, accolgo la richiesta e chiedo un momento di riflessione al Consiglio. Procediamo con l'ordine del giorno. Primo punto, proposta di deliberazione, espressione e parere sulla proposta 15-2015, integrazione e modifica della deliberazione del Consiglio Comunale numero 36, avente ad oggetto disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali e artigianali nel perimetro della città storica. Chi è che presenta la Presidente della Commissione, prego, consigliera Caccamo. Buonasera, Presidente, assessori, Vicepresidente, consiglieri e uffici tutti. Questa delibera ci propone un tema che riguarda soprattutto il centro storico e la città storica che in questo municipio è relativo soltanto alla parte che è all'interno dell'anello ferroviario, quindi il municipio settimo è soltanto per una piccola parte interessata a questa proposta di delibera. Comunque sappiamo che nel centro storico la rete distributiva commerciale è particolarmente densa, è sostenuta da una forte domanda in relazione alla presenza di un grande patrimonio storico, artistico e culturale che attrae turisti e consumatori in genere. Occorre altresì considerare che le attività affini alla somministrazione di alimenti e bevande, che con questa proposta di delibera vengono limitate, costituiscono spesso nella realtà una causa oggettiva di disturbo e di disagio per i cittadini residenti, particolarmente nelle ore serali e notturne, ove vi sia una forte concentrazione di tale attività di somministrazione. Tale situazione risulta testimoniata da numerosi esposti da parte di cittadini che lamentano disagi causati spesso da comportamenti della clientela di tali attività che non rispettano le norme di igiene, di decoro urbano, stazionando spesso nelle aree pubbliche vicine a questi locali, spesso disturbando la quiete pubblica con schiamazzi. Dunque, l'amministrazione capitolina, nel voler garantire il giusto equilibrio con questa proposta di delibera, intende aumentare sì la tutela delle attività all'interno della città storica, ma allo stesso tempo intende salvaguardare l'interesse pubblico, assicurando ai cittadini buoni livelli di qualità della vita attraverso il rispetto dei diritti sanciti anche dalla Costituzione: diritto alla salute, alla quiete pubblica, al riposo notturno e non ultima rispetto e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, ambientale, così come previsto anche dalla legge nazionale numero 214 del dicembre 2011. Tale norma sulle liberalizzazioni pone all'articolo 31 dei vincoli all'apertura indiscriminata di attività commerciali, qualora queste contrastino con la salvaguardia della salute, dell'ambiente anche urbano e dei beni culturali e storici.
Pertanto l'amministrazione capitolina si propone con questa deliberazione di adeguare la normativa comunale a quella nazionale e comunitaria, facendo quanto possibile per fermare le trasformazioni che penalizzano la realtà commerciale della città storica, il tessuto urbano e le primarie esigenze dei cittadini residenti. Tutto ciò in attesa però della pubblicazione degli studi di settore che in questa stessa deliberazione, proposta di deliberazione della Commissione Capitolina, sono citati nell'ultima parte del documento, dove dice appunto che si dovrà costituire una commissione tecnica, e questa norma era questa piccola prescrizione era già stabilita nella delibera precedente, la 36 del 2006, ma a quanto risulta questa commissione tecnica non era stata ancora costituita nel momento in cui è uscita questa proposta di delibera, cosa invece che, da quanto ho saputo, nel frattempo è stata costituita e si sono avviati gli studi di settore che consentiranno poi di rivedere di nuovo la normativa, così come la stessa proposta di delibera che andiamo oggi a votare prevede. Quindi questa proposta di delibera che oggi andiamo a votare dovrà essere di nuovo rivista e probabilmente verrà di nuovo modificata in base a quanto emergerà dagli studi di settore. Quindi purtroppo ci troviamo di fronte di nuovo a un documento che è incompleto, perché arriva prematuramente all'esame di questo municipio. Sarebbe stato più opportuno proporlo, secondo il mio modesto parere, nel momento in cui si avessero già pronti i risultati dello studio di settore fatti da questa commissione tecnica. Per cui io, pur apprezzando il lodevole lavoro fatto e svolto dalla Commissione Commercio Capitolina, apprezzando il lavoro svolto, ma forse non condividendo l'eccessiva fretta nel proporre questo documento, io credo che mi asterrò dalla votazione dell'atto. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccamo. Allora, non so se l'assessore, prima che iniziano i consiglieri, voleva intervenire. No? Allora, alla fine della discussione. Allora, ci sono consiglieri che vogliono intervenire? Consigliere Coglia, prego. Allora, abbiamo esaminato con attenzione la delibera che va a sostituire una precedente similare. Abbiamo, con l'aiuto degli uffici, esaminato le differenze. Quella che salta all'occhio è la differenza è appunto cercare di intervenire laddove ci sono attività camuffate come attività alimentari e poi probabilmente non lo sono. Allora, noi sposiamo l'intento di questa delibera che migliora rispetto alla precedente, però come diceva anche la Presidente Caccamo, è ancora perfettibile, ci sono altri elementi da esaminare e approfondire. Noi la stenderemo altro, anche perché quando si parla di città storica, il nostro municipio è toccato marginalmente, però noi riteniamo che ci siano zone del nostro municipio comunque degne del decoro dello stesso decoro riservato alla città storica. Roma non è una città qualunque, Roma è una città con una storia che non ha nessuna città del mondo, e quindi non concordiamo con chi vuole il liberismo assoluto, che poi porta a situazioni come quelle che vediamo oggi intorno a Fontan di Trevi. Ci sono circa 40 negozi e la metà sono di souvenir. Allora, questo è un elemento che invito la Presidente Caccamo a trasmettere all'assessore e a chi sta facendo gli studi di settore, perché non possiamo rendere Roma una città dozzinale, non possiamo ridurla a una mera
vendita a basso costo di ninnoli e portachiavi ed altre, come dire, caricature di quello che è la storia di Roma. Non possiamo ridurla a questo. È nostro dovere andare oltre. Noi siamo favorevoli e voteremo favorevole a questa delibera perché è un passo avanti, e siamo favorevoli a un percorso che permetta la tutela della storia e dei beni archeologici di Roma, perché è un tutt'uno. Se noi facciamo il mercatino in Fontana di Trevi, perché a Fontana di Trevi sono passato in settimana e ci sono davanti alla fontana due bancarelle che vendono altri souvenir, e sulla via che porta alla fontana, tutte le vie intorno, ci sono appunto tonnellate di questi souvenir che probabilmente sono un pochino troppo rispetto alla domanda, insomma. Quindi forse ci fa più piacere vedere lì un'attività storica che possa essere di artigianato, che possa essere un forno che fa il pane lì da 50 anni, che sia una gelateria che fa il gelato da 50 anni. Quindi non va bene anche discriminare tutti i laboratori alimentari. Bisognerebbe definire quali sono i laboratori alimentari tutelati, quindi quelli che svolgono la loro attività da decine di anni, che hanno una professionalità riconosciuta, e non quelli esercizi di vicinato che vendono roba confezionata. Questi vorremmo evitare, insomma. Quindi ribadisco, siamo favorevoli sia a questa delibera che al percorso di tutela del patrimonio di Roma. Grazie. Grazie a lei, consigliere Coia. Altri interventi? Consigliera Carrus, prego. Sì, presidente, vicepresidente, assessori e consiglieri tutti. La discussione sulla delibera che portiamo oggi all'attenzione del Consiglio è stata fatta in commissione, sollevando anche alcune perplessità. Concordo sulla positività di questa proposta, sicuramente ha degli elementi innovativi. L'unico elemento che volevo aggiungere alla discussione è che tutte le innovazioni che si portano avanti, come qualcuno diceva anche precedentemente, manca dello studio di settore. Sia la commissione capitolina sia l'assessorato stanno lavorando e stanno preparando e predisponendo lo studio di settore, che secondo me in questo caso è basilare, tanto è vero che si parla anche nelle controdeduzioni che erano state portate avanti su quali siano. Secondo me c'entra, perché riuscire a capire quali sono le realtà esistenti oggi, che magari possono essere diverse da quello dell'ultimo studio di settore, parlando di attività commerciali, vivendo anche una crisi economica diversa, quindi parlando anche di apertura e chiusura di esercizi commerciali che possono essere diverse, è sicuramente una realtà differente. Io sono dell'opinione che forse la discussione sulla delibera sarebbe stata completa accompagnando il testo della delibera con lo studio di settore, che avrebbe dato secondo me gli strumenti anche a tutti noi di parlare con dei dati alla mano, che avrebbero agevolato senza ombra di dubbio la discussione. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Stelitano, prego. Sì, grazie. Grazie Presidente. No, è solamente per intervenire, non tanto condividendo il lavoro fatto dalla Commissione, ringraziando la Presidente che sta facendo un lavoro importante, quasi arrampicandosi sugli specchi, per cercare di mantenere quella specie di parvenza di sostenere chi gli manda i pareri. Io prego Presidente di chiamare il Presidente del Consiglio del Comune e dire al Presidente della Commissione Servizi Sociali, di Commissione Commercio, che non è che ogni 15 giorni manda un parere ai municipi e poi non si mette d'accordo con gli uffici per cercare di fare un lavoro, perché sennò mette in difficoltà il Sindaco, il Partito Democratico, i consigli tutti dei municipi, perché noi abbiamo fatto, e la Presidente della Commissione ha fatto un ottimo lavoro, per cercare di capire che ogni 15 giorni il consigliere Corsetti si alza la mattina e becca una fontanella e chiede un parere su tutte le fontanelle del Comune di Roma. Non va bene. Perciò io
ringrazio il lavoro fatto dalla Presidenza della Commissione, di tutta la Commissione, però bisogna un attimino far capire che impegnare commissioni, pareri di commissioni, consigli, eccetera, eccetera, non va bene. Perciò magari facciamo un consiglio aperto sul commercio, spieghiamo all'assessore, perché secondo me vuole studiare da assessore il Presidente della Commissione, però prima di fare l'assessore dovrebbe prendere lezione dall'assessore De Simone, che tanti anni che lo fa, magari troppi, bisogna che cambia, va al comune, prende il posto, però ecco, il problema più importante è quello che il Presidente Corsetti non mette in difficoltà ogni 15 giorni, e perciò il metodo di lavoro è quello che comune, municipio e soprattutto alle porte la regione, perché la legge 33, che deve essere ancora portata in consiglio regionale, penso che se facciamo un consiglio aperto sul commercio, invitando l'assessore regionale, il presidente della commissione regionale, pure Corsetti, sperando che non presenta qualche altra parere da dare ai municipi, così magari impara qualcosa. Naturalmente quello che dico, mi assumo le responsabilità di quello che dico, spero che l'assessore, il consigliere Corsetti o il presidente, come si vuol chiamare, mi chiami, e così dopo 15 anni gli spieghiamo che mettere in moto una macchina così fa perdere tempo, che adesso noi siamo costretti a astenerci. Perciò è una dichiarazione di voto già fatta dalla Presidente della Commissione, sostenuta anche, penso, da tutti i consiglieri del Partito Democratico, non può metterci in difficoltà. Grazie Presidente. Grazie a lei. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Vardaca, prego. Grazie Presidente. Assessori, colleghi, uffici, buonasera a tutti. Sì, condividiamo in parte quanto è stato detto da qualcuno che ci ha preceduto. Riteniamo che delle forme di tutela delle attività tradizionali, delle attività artigiane, dei locali del centro storico sia importante e necessario, e molti rappresentanti dei comitati di quartiere, dei cittadini, rappresentanti politici lo chiedono a gran voce. Purtroppo non possiamo che prendere atto però di un lavoro che ci arriva con qualche buco, con la necessità di qualche toppa, con la necessità di qualche sistemazione. C'è un parere del Dipartimento contrario, anche se forse è stato dato con alcune interpretazioni di normative forse non proprio azzeccatissime. Ci sono degli elementi sulla proposta di delibera lacunosi che, come sottolineava sia la Presidente della Commissione che la consigliera Carrus, in particolare su questo studio, che insomma è demandato a un momento successivo all'approvazione di una delibera. C'è, per quanto ci riguarda come gruppo di maggioranza, un parere contrario della Giunta, che per noi ha un grande valore evidentemente per un'analisi, un lavoro fatto con gli uffici, un parere che sicuramente è stato dato tenendo conto dell'opinione dell'assessore al commercio, che riteniamo essere la persona più valida in questo municipio, in questo senso, a valutare una proposta del genere sulla ricaduta che possa avere nel nostro municipio. E anche se, come abbiamo detto, insomma, è interessato in modo abbastanza marginale, ma siamo chiamati a esprimerci su proposte che riguardino tutta la città, e quindi in quanto tale come consiglio non vogliamo esimerci. Però, come detto, insomma, ci risulta che, ripetiamo, è importante e fondamentale riuscire ad arrivare ad un sistema che tuteli un insieme di attività commerciali che soprattutto nel centro stanno mutando in modo a volte un po' opaco, a volte in modo poco utile, riteniamo, per la città e soprattutto per i residenti, a volte con attività che insomma, hanno anche origine e modo di nascere e di svilupparsi poco chiare o forse fin troppo chiare. Quindi, per quanto ci riguarda, insomma, anche noi
ripeto, condividendo lo spirito, ma pensando che lo strumento debba essere diverso, uno strumento più efficace, uno strumento costruito, come dire, in modo perfetto o quasi perfetto al 100%, ecco, conserviamo molte perplessità su questa delibera. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente, colleghe e colleghi. Dunque, anche noi condividiamo diverse perplessità rispetto alla proposta che è stata fatta, anche se condividiamo lo spirito positivo che in qualche modo contraddistingue la proposta. Abbiamo insomma constatato poi successivamente anche con il lavoro della Commissione che rispetto ai pareri dati dal Dipartimento, questi pareri sono rimessi in discussione da alcuni documenti, vedi risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico, vedi anche sentenze del TAR e altre cose di questo tipo, per cui pensiamo che in realtà una simile proposta avrebbe dovuto avere un tempo di gestazione maggiore, un confronto con anche gli altri municipi, perché è evidente che se si fa riferimento alla città storica è il primo municipio a quello essere più coinvolto, però va fatto anche un discorso riguardo in qualche modo la tutela di alcune, diciamo, generi commerciali, diciamo così, anche gli altri municipi, anche in quelli periferici, dove alcuni di questi, per esempio, la proposta è stata anche lì bocciata, per cui noi, dato che il nostro voto in commissione è stato di astensione per tutte queste contraddizioni che abbiamo constatato, confermeremo in sede di votazione il nostro voto di astensione. Grazie. Consigliere Turpino, prego. Grazie Presidente, Assessori. È una delibera che ci ha dato molto da riflettere in tanti sensi, che immagino sia alla Giunta come noi in Commissione, che vuole affrontare la proliferazione nel centro storico di attività commerciali presumibilmente non utili all'economia della città e non utili neanche socialmente alla città e certamente non utili al decoro e alla vita dei cittadini. Sembrano esserci dei buchi importanti in questa delibera, il parere del Dipartimento ci direbbe questo e proprio per questo ho inteso e ho tentato di portare in commissione anche degli altri contributi, ad esempio invitando a partecipare alcuni cittadini del centro storico per far loro spiegare da cosa nascesse questa esigenza, da cosa nascesse questa delibera. A loro parere questa delibera non avrebbe gli aspetti di contraddizione con le leggi esistenti, perché laddove il commercio è stato liberalizzato comunque esistono elementi ancora di tutela sia della salute pubblica sia del decoro urbano sia del tessuto storico e architettonico della città, per cui resta la potestà della città di deliberare al riguardo e governare la situazione attraverso la tutela di attività storiche. Perché faccio tutte queste premesse? Perché ciò che mi sono sforzato di ottenere in commissione e che forse riusciremo a ottenere oggi è la non espressione di un parere negativo in aula. Non ho ancora deciso quale sarà il mio voto, perché ritengo che l'esigenza espressa di questi cittadini sia non solo forte ma forse anche legittima. Non l'ho ancora deciso quale sarà il mio voto, forse o probabilmente non sarà determinante. In ogni caso il contributo che ho e direi abbiamo portato come lista civica è stato certamente quello di sottrarre il Consiglio al rischio dell'espressione di negatività
perché questo rischia poi di far cadere con l'espressione negativa anche le esigenze che hanno dato vita alla delibera. Avverto quindi l'esigenza molto forte che intervenga anche l'assessore, che esponga il punto di vista della Giunta che ha dato parere negativo, quali sono gli elementi, ecco, che hanno portato a questo, per diciamo, per mettere fine, diciamo, anche a questo, come dire, contraddittorio che si è svolto in commissione, in cui i cittadini hanno rilevato che per loro c'è la piena legittimità di questo tentativo, di questa proposta di delibera. Quindi, ecco, prima di decidere quale sarà il mio voto, e col pieno rispetto del lavoro che hanno avuto tutti, perché qui ci sono veramente tanti aspetti in ballo, quindi un grande rispetto sia per le scelte che ha fatto la Giunta, sia per le scelte che stanno facendo i colleghi di maggioranza, e attendo di sapere dall'assessore quali sono, ecco, le motivazioni che hanno portato al parere negativo. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Beh, anche noi siamo contenti di questo lavoro positivo che è stato fatto dagli uffici, da tutto quello, perché così è partita. Così è partita, no? Tutti i gruppi politici hanno detto, poi giustamente anche l'ultimo intervento dice, ma la maggioranza ha fatto grazie, pensavo che dicesse ma che cosa ne pensa l'opposizione, invece no, non l'ha chiesto proprio. Per cui mi viene in mente da fare la battuta che gira, insomma, che Cross la fa meglio di me, insomma, no? Dice, ma questo io non credo, no? Questo io non credo, cioè, è un bel lavoro ma non è giusto. Per cui a questo punto, cioè, abbiamo portato in aula un documento, una delibera che doveva essere portata, immagino, quindi l'amministrazione comunale invece che sperticarsi le meningi per ben altre cose, quindi fa anche questo tipo di lavoro, giustamente poi viene recriminato il fatto che l'assessore comunale studia, non so come studia, chi l'ha detto non me lo ricordo, e che il nostro invece, quello del locale, dovrebbe andare più in alto perché so anni ormai che fa questo e quindi potrebbe essere promosso. Insomma, questa da fa un endorsement interno, noi possiamo anche uscire e poi possiamo continuare dopo sugli altri punti all'ordine del giorno. Ma che avete detto fino adesso? Scusatemi, io vorrei capire che cosa avete detto. Poi l'assessore farà la replica perché giustamente ci spiegherà perché la Giunta è stata contraria, e lì la Giunta ha detto questo io non credo, ok? Ma quello che vorrei capire solo, faccio una domanda, visto che mi sono permesso di parlare prima di lei, assessore, a chiusura, quello che manca è lo studio di settore, che condizionerà successivamente il meccanismo di delibera e quelli che saranno i criteri. Ma che cosa deve stabilire lo studio di settore? Perché probabilmente qualcuno di noi forse non sa a cosa serve lo studio di settore, su che cosa interviene lo studio di settore. Io penso che quando parliamo sul settore commercio e andiamo a parlare con gli operatori e gli parliamo di studi di settore, gli esaddrizzano i capelli, a me no, però a loro sì, a chi ce l'ha sì, perché è sinonimo poi di quello che deriva, che va a toccare le tasche delle attività commerciali. Quindi dire che aspettiamo i studi di settore, quindi una batosta che arriverà, quindi una situazione più complicata di quella che è, insomma, non mi sembra che sia talmente positivo. Però chiedo all'assessore De Simone di spiegare, anche perché appunto essendo registrati lo sentirà pure qualche un altro che in differita vedrà questo consiglio, che cosa servirà questa commissione tecnica e come interverrà con lo studio di settore, perché come è stato detto sembra che più di tante attività nell'arco di uno spazio non ci possono essere, cioè interviene su questo lo studio di settore, oppure non ci possono essere tanti che vendono le cartoline o i souvenir o l'abbigliamento o i bar attaccati o tabaccati, non lo so io quello che so quando mi chiama il commercialista è che devi pagare, perché devi rispettare gli studi di settore. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Allora non c'ho altri interventi.
chiudo la discussione, vorrei far intervenire l'assessore. Prego, assessore. Grazie Presidente. Allora, intanto rilevo subito e sottolineo io con positività il fatto che il lavoro, il metodo di lavoro che stiamo seguendo in giunta, in commissione e a questo punto anche in consiglio è un metodo positivo, perché non porta alla espressione di pareri in automatico in base ad una solidarietà di tipo politico, senza una valutazione di merito, quando è necessario anche critica, quando è necessario anche negativa, come stiamo facendo oggi, non per la prima volta, ricordo all'intero Consiglio. Voglio dire, in altre parole, che non perché una proposta arriva dalla giunta comunale o, come in questo caso, dalla commissione consiliare comunale, con la quale abbiamo evidentemente una omogeneità di tipo politico, e dico non solo di maggioranza, nel caso specifico anche di forza politica rappresentata dal Presidente della Commissione, non per questo la proposta viene portata, senza, passatemi il termine, fare, senza neanche leggerla o fare comunque la valutazione di merito della proposta, viene portata e proposta al Consiglio con un parere favorevole solo perché viene dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale. Questo è indubbiamente una sottolineatura positiva che secondo me è opportuno fare. A fianco a questa ci sono anche altre considerazioni che vado subito a fare. E questa proposta ha indubbiamente creato qualche momento così di imbarazzo, di indecisione, tant'è che la Commissione non si è espressa con un parere netto e deciso su questa proposta, perché apparentemente crea un contrasto con alcune norme di carattere sia nazionale che comunitario, come peraltro riportato in un parere che la accompagna, parere espresso dal Dipartimento delle Attività Produttive del Comune di Roma. E questo già di per sé sarebbe un elemento di valutazione, perché se noi andassimo a, dico noi non tanto come municipio, ma noi come amministrazione comunale, a varare una norma in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, potremmo trasferire il nostro imbarazzo direttamente sul funzionario, sul dirigente che si trova poi a dover decidere per un'autorizzazione o per un diniego con una normativa in contrasto. Su questo faccio notare che c'è già stata anche l'espressione del giudice amministrativo in più di un caso, quando di fronte ad un diniego dell'amministrazione l'operatore richiedente ha poi impugnato il provvedimento, ha fatto ricorso, eccetera. Cosa ha detto il giudice amministrativo? Il giudice amministrativo ha riconosciuto la facoltà dell'ente locale di intervenire ponendo dei limiti al commercio libero tout court, senza alcuna limitazione. Quindi porre dei limiti l'ente locale può farlo, ma nel contempo può farlo una volta che abbia fatto quelli che vengono per sintesi indicati come studi di settore, che però, su questa ragione il consigliere Giuliano, richiamano alla mente gli studi di settore di tipo fiscale, tributario, che quindi hanno in qualche modo anche, possono inquietare gli operatori commerciali. E mentre invece quello che serve è studiare gli indici di saturazione presenti nei diversi generi merceologici, proprio per evitare quello che si è detto, che su una strada ci siano 20 negozi e 20 negozi facciano tutti più o meno lo stesso mestiere, 20 negozi che vendono tutti cartoline o roba del genere. E questo è importante, perché altrimenti non si esce da quell'ambito di soggettività e anche di discrezionalità. Quando si parla genericamente, dice, ma dobbiamo pensare al decoro, ma come ci pensiamo al decoro? Perché è ovviamente un termine che si presta, non possiamo
introdurre degli elementi estetici all'interno della norma, dobbiamo avere dei parametri oggettivi di riferimento, e questi ovviamente possono essere fatti soltanto attraverso uno studio. Questo studio manca, quindi fare una norma in mancanza di questi indici di saturazione dei diversi generi merceologici, a mio avviso è un limite della proposta che stiamo discutendo. Questo anche per rispondere alla domanda implicita o esplicita sul perché del parere contrario espresso anche all'interno della Giunta. Un'altra riflessione: l'ente locale, come dicevo poc'anzi, può porre dei limiti per altre motivazioni che fanno riferimento alla salvaguardia di tre cose: salvaguardia dei beni culturali, salvaguardia dell'ambiente, salvaguardia della salute. Ora, va da sé che la salvaguardia dei beni culturali può intervenire solo nelle zone in cui i beni culturali ci sono, quindi il problema, la città storica, i vari tessuti di riferimento all'interno della città storica. Ma la salvaguardia degli altri due beni importanti, non meno dei beni culturali e archeologici, ovvero l'ambiente e la salute, soprattutto pensiamo all'ultimo, alla salute, ovviamente quello non è presente solo nella città storica, quello è evidentemente presente in tutto il tessuto urbano, perché ovviamente sennò andremmo ad avallare un concetto di città di serie B, città di serie A e città di serie B, insomma, la cosa alla quale credo nessuno di noi si vorrebbe mai prestare. E quindi questo è un altro, a mio avviso, limite, nel senso che la salvaguardia della salute, della qualità della vita, intesa in senso lato, quindi anche nel senso di non mettere in un centro abitato delle attività che possano nuocere alla qualità dell'ambiente, alla qualità della vita dei residenti, degli abitanti, questo è un problema che non è presente, non possiamo immaginare che sia presente solo all'interno della città storica, questo è presente ovunque, per cui anche questo è un limite che va recuperato attraverso, evidentemente, non un semplice emendamento, va recuperato insieme all'altro limite che esponevo poc'anzi attraverso una riscrittura di questo provvedimento. L'ultima considerazione, termino. Certo, diceva anche il consigliere Coglia, le proposte sono perfettibili, tutte le proposte sono perfettibili, e noi abbiamo anche in altre occasioni, non soltanto per il commercio, anche su altri settori, quando sono arrivate proposte abbiamo cercato, proprio in questa logica di perfettibilità, di fare degli emendamenti, delle proposte integrative, insomma, qualcosa si è sempre fatto, questo sta dentro la perfettibilità. Io però personalmente credo che continuare a ricevere delle proposte, quindi questo in qualche modo è un po' una critica, poi mi permetterò anche di rifare anche in sede di Commissione Comunale del Commercio, continuare a sfornare proposte che arrivano, come in questo caso, perché andatela a vedere la proposta, arriva, cioè, una proposta perfettibile, un conto, una proposta che arriva con il parere contrario del Dipartimento che fa riferimento alla Commissione che l'ha immaginata e partorita, è un'altra cosa, questo non è perfettibile. Quando cioè, ci sarebbe veramente da indagare il perché questa proposta non è stata confrontata preventivamente con gli uffici in modo da lucrare quantomeno il parere positivo del Dipartimento nel quale è nata la proposta. Questo non è argomento, diciamo, della mia, tra virgolette, replica, però voglio dire, questo per dire che siamo un po' oltre la perfettibilità delle proposte, che se arrivano con il parere almeno favorevole del Dipartimento che le ha concepite, poi, per carità, dentro la perfettibilità possiamo fare emendamenti, proposte integrative, possiamo fare tutto, ma qui siamo, a mio avviso, in un'altra situazione che ha determinato il parere contrario che abbiamo espresso in Giunta e con la quale l'abbiamo poi sottoposta alla giusta valutazione della Commissione ed oggi del Consiglio. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Bene,
Diciamo che l'assessore De Simone ha addrizzato il tiro dicendo appunto che, specificando meglio che all'interno del suo settore quello che interessa, quello che serve è l'indice di saturazione delle attività, quello è un quadro che dei geni, diciamo, merceologici, è un quadro quello che serve, una sorta di piano regolatore delle attività commerciali, perché come in diversi settori si dota l'amministrazione di un piano regolatore, anche qui sarebbe intelligente portarlo avanti. Non capisco perché dall'amministrazione comunale, quindi non so se il presidente di commissione o l'assessore abbia comunque spinto a far arrivare qui in tutti i municipi questa delibera che manca, quindi che è zoppa, che manca quindi dello studio del settore, che condizionerebbe alcuni criteri e non tiene conto, come dice lei, del discorso ambiente e salute, che non è solo riferito ai cittadini di serie A, perché ho capito che noi saremmo quelli di serie B, se non tra virgolette già tanto essere serie B, perché c'è pure A, C, A, D, però dico no, saremmo, capito, comunque non verrebbe preso in considerazione il fattore ambientale e salute di attività che potrebbero nuocere, insomma, alla vita cittadina. Quindi in funzione di questo, cioè per quanto ci riguarda noi Fratelli d'Italia, ovviamente non è che ci asteniamo perché tutto bello abbiamo fatto e ci asteniamo, quindi se vota contro. Mi fa piacere che lei ha detto che questo municipio ha il coraggio, così l'ho capita, ha il coraggio di dire no a una delibera del consiglio comunale o della giunta comunale che, guarda caso, è omogenea dal punto di vista politico, però noi abbiamo il coraggio di dire no, e io questo l'apprezzo, è la prima volta che succede, però sì, vabbè, la seconda, ok, poteva succedere anche nel bilancio, dichiarazione di voto, sembra che il bilancio sia stato spettacolare, però lì avete detto io questo non credo, voto a favore. Vabbè, lei è favorevole allora. Non sono favorevole, come faccio, Presidente? Lei mi dice cose che non posso dire, non posso fare, anche perché se non lo fate voi, perché non dovremmo fare noi? E quindi noi siamo ovviamente contrari, in mancanza di quello che molto logicamente avete esposto ed è la realtà, quindi neanche avrei portato a votazione. Grazie. Questo consiglio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, 5 Stelle, prego. Allora, abbiamo iniziato con considerazioni tecniche. Poi già un primo intervento del consigliere Steritano, insomma, ha alzato il livello di... Consigliere Matrona, consigliere Giuliano, per cortesia. Posso? Per cortesia, su. Dicevo, già l'intervento del consigliere Steritano ha sollevato l'attenzione sul fatto che questa proposta provenisse dal presidente della commissione capitolina Corsetti. Dopodiché, diciamo, ci sono state varie considerazioni, tutte contro questa proposta. Allora, Corsetti ha presentato diverse delibere e le precedenti le abbiamo esaminate. Io sto ai fatti, non sto a chi presenta una cosa. Questa delibera, allora, sono state dette tante cose non corrette. Qui vogliamo convincere tutti che qualcuno è morto di freddo, invece che sulla croce, magari. Allora, il discorso è, siccome c'è il parere del Dipartimento, allora inchiniamoci al parere del Dipartimento. Non è la prima volta che qui vengono usati i pareri del segretario generale Iudicello, del Dipartimento Tal Detali, per bocciare una cosa, oppure manca questo, può essere perfezionata, quindi bocciamola. No, se è un passo avanti rispetto alla precedente, devi essere favorevole, non devi bocciarla, poi la perfezioneremo. Poi dobbiamo aspettare gli studi di settore, ma cosa c'entra? Gli studi di settore vengono dopo, sono in parallelo. Gli studi di settore possono venire anche dopo e ci evidenzieranno che i problemi sono altri, rinterverremo, ma intanto abbiamo fatto un passo avanti, poi ne faremo due. Se aspettiamo gli studi di settore, magari arrivano nel 2018, io vorrei farlo adesso, vorrei perfezionarlo adesso, invece bocciamo le cose e poi ce le dimentichiamo lì. Verranno fatti gli studi di settore. Vorrei ricordare le rotazioni del municipio che dovevano essere riviste da quanto tempo? Da 6 mesi? 8 mesi? Dimenticate, non si è fatto più nulla. Ok? Quindi delle promesse future a noi non interessa nulla, a noi interessa cambiare ora. Se c'è una proposta è meglio della precedente,
la voteremo favorevole, come faremo, non perché è il meglio che c'è, ma perché è meglio della precedente. E l'assessore sbaglia quando dice che non possiamo fare una delibera che è in contrasto con le normative europee. Allora, la delibera già esiste, questa qui la va semplicemente a modificare un pochino. Questa delibera della tutela delle attività storiche esiste già, adesso non ricordo se è l'86 del... ce ne sono due precedenti, insomma, una del 2009 e una del 2006, che dicevano più o meno le stesse cose, cambiano un pochino, ma tutelano. E qui l'altro sbaglio che hanno commesso tutti: non stiamo parlando del commercio in generale, stiamo parlando solo delle attività storiche esistenti, che saranno un 20% delle attività. Quindi non è che o si fa storica o non si fa e siamo contro il commercio liberista. No, vogliamo tutelare quelli che stanno lì da 50 anni o da 30 anni. Quindi poi, se voi PD ce l'avete con Corsetti, a me sinceramente non me ne frega niente. Noi votiamo favorevole perché è un passo avanti. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Scusate, per cortesia. Allora, chi è favorevole? Gli altri, per favore, siano tranquilli. Allora, chi è contrario? Scusate, si può stare in silenzio quando si vota, per cortesia? Allora, posto? Non c'è il parere qua. Loro sono contrari. Sono contrari. Scusate, c'è una interpretazione. Siamo partiti col parere favorevole, d'accordo, a questa proposta che viene in Consiglio dove non c'è il parere della Commissione. Quindi il Consiglio va inserito qui. Il parere del Consiglio si mette qui. Quindi vediamo qual è il parere del Consiglio alla fine. Allora abbiamo votato a favore. Favorevoli sono... Tre favore. I contrari, adesso? Quattro contrari. Presidente, scusate, per cortesia, scusate un attimo. Ma in quanto scrutatore, al momento del voto contrario, qualcuno ha alzato la consigliere, per cortesia. Io vi chiedo, scusate, almeno quanto si vota, di avere un atteggiamento adeguato. Per cortesia. Per cortesia, metteremo anche quello. Però il comportamento credo che debba essere adeguato. Almeno quanto si vota, d'accordo? Chiedo silenzio. Presidente, sono 2 anni. Consigliere Madrona, chiedo silenzio quanto si vota. Per cortesia. Va bene? Allora. Chi si astiene? Allora, l'atto non è approvato, d'accordo? Allora, scusate, per cortesia. Allora, siamo? Consigliere Carlone ha votato contrario, o no? Sì. Non è approvato. Allora, d'accordo, allora, passiamo al... Siamo? Sì, perfetto, buona notte. Allora, lo ripeto ancora una volta, vorrei un comportamento adeguato alla situazione, almeno quanto si vota, va bene? Per cortesia, anche qui al tavolo della Presidenza, per favore. Un pochettino più attenti e più tranquilli, per cortesia. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.
su questo punto devo fare una comunicazione, nel senso che il Dipartimento della Mobilità, diversamente dal Segretariato Generale al Servizio dell'Assemblea Capitolina e da tutti gli altri dipartimenti, non è la prima volta che quando manda richieste di parere li manda, li indirizza al Presidente del Municipio e non al Presidente del Consiglio. Questo vale per il nostro Municipio, vale per tutti i Municipi chiaramente. Diciamo, segue lo stesso percorso per tutti i Municipi. Questa cosa non è corretta, siccome non è la prima volta che capita, come per la maggior parte dei Presidenti del Consiglio dei Municipi abbiamo ritenuto opportuno, diciamo, fare una nota al Dipartimento richiamandolo che le richieste di parere devono pervenire alla Presidenza del Consiglio, che poi provvede a fare compiere il percorso che deve compiere. Quindi il fatto che sia arrivata alla Presidenza del Municipio ha implicato anche, diciamo, a un certo punto anche una fretta, una corsa nei tempi per la discussione e l'approvazione di quest'atto che si poteva benissimo evitare. Va bene? Allora, detto questo, che c'è così di rotto? Grazie, no, però volevo solo capire, ma agli uffici del municipio, che sia poi la Presidenza del Consiglio, abbiamo capito che c'è stato un problema, ma la Presidenza del Municipio, in che data è arrivata questa proposta? Tutto qui. Allora, protocollata? Allora, protocollata? Questo no, questo no. È un attimo. Questo, Dipartimento. 4 maggio, sta scritto in, allora. All'interno? No, no, eccola qua. Allora, protocollata Roma Capitale, Municipio Roma 7, 4 maggio 2015. Come mai arriva il 22 in commissione? Scusa, non c'è discussione però, scusa, mi è stata fatta una domanda, ho risposto. Allora, procediamo alla discussione di quest'atto. Allora, non so chi lo rappresenta, se il Presidente della Commissione o l'Assessore. Assessore, prego. La ringrazio, signor Presidente, consiglieri. L'espressione di parere su questa proposta che ci viene dal Dipartimento Trasporto e Mobilità è, come dire, fuori linea quanto l'amministrazione comunale sta facendo riguardo alla razionalizzazione del trasporto pubblico locale. Ricorderete tutti che in Consiglio abbiamo dibattuto la razionalizzazione del TPL legata ai singoli depositi che sono nella città e quindi alle linee afferenti a ciascun deposito. Quindi Portonaccio, Tor Sapienza, Grotta Rossa. Questa volta, vista la straordinarietà che è significata dalla apertura della metro C per le 19 stazioni che sono da Pantano a Lodi, l'amministrazione, io dico giustamente, ha inteso estrapolare alcune linee che intersecano la metro C e, come vado qui a, come dire, esplicitare, non solo la metro C, e che aiutano la ripartizione modale del trasporto pubblico da privato ferro-gomma proprio per migliorare in un colpo solo quello che è il trasporto pubblico in questo quadrante di città. Gli studi dell'agenzia rappresentano che con l'apertura della metro C fino a Lodi, nel momento in cui si pensa in autunno l'utenza abbia, come dire, digerito questo cambiamento con le nuove linee, la riportazione modale nella nostra città migliori di un 1%. Sono previsti circa 6.200 passeggeri in più
nelle ore di punta della città fino a 60.000 spostamenti nel corso della giornata, in aumento rispetto a queste novità legate, ripeto, non solo alla metro C, ma anche all'apertura della stazione della metro B1 di Ionio, con tutte le modifiche dal punto di vista del trasporto su gomma che ne conseguono. Noi, rispetto a queste modifiche, a questa apertura della tratta della metro C fino a Lodi, siamo fortemente interessati sia nella parte centrale del municipio, sia nella parte più periferica. Nella parte centrale del municipio è chiaro che la testazione del capolinea della metro C a Lodi è sicuramente nella prospettiva, poi nel prossimo anno, tutti quanti sicuramente seguite la stampa rispetto a quanto, diciamo, racconta rispetto alla prossima apertura, così come dicono tutti e che ci auguriamo nei primi 6 mesi del prossimo anno, della stazione di San Giovanni. Noi avremo l'attestazione di Lodi che porta con sé sì vantaggi di intermodalità rispetto alle linee, il 16, l'849, il 649 e le altre che gravitano nella parte più centrale, l'81, il 51, ma è chiaro che avremo pure un carico sulla tratta di Via La Spezia fino a Piazzale Appio, perché la cosiddetta navetta, come la raccontano i giornali, dalla proposta dell'Agenzia della Mobilità e del Dipartimento, altro non è che il prolungamento della linea 51, che attualmente, una linea circolare che si attesta a San Giovanni, va fino a Largo Chigi e torna indietro. Questa linea si attesterà sulla su Via La Spezia all'altezza di Orvieto, vicino all'uscita della metro C, in modo da fungere da navetta fino a San Giovanni. Sono previste delle frequenze di questa navetta di 3 minuti nell'orario di punta mattutino dalle 7 alle 9, di 6 minuti nell'altro orario che va dalle 16 alle 19, e sono previste, io parlo degli elementi più essenziali, anche la possibilità, così come ci viene detto dall'agenzia, di una frequenza di 2 minuti e mezzo al mattino e di 4 minuti al pomeriggio. Questo avviene attraverso il serbatoio di vetture che all'altezza di Piazza del Gamerino ci sarà, per poter ovviare eventuali problemi, perché, come rilevato dalla Giunta e condiviso anche dalla Commissione, riportato anche nella delibera, è chiaro che noi esprimiamo delle perplessità rispetto al mantenimento di tali frequenze nella parte più centrale, proprio per il forte congestionamento del traffico che, come tutti noi sappiamo, insiste in quella zona. E quindi di là, come previsto nella stessa delibera e condiviso anche dai commissari in commissione, la valutazione di pensare che la navetta possa essere una navetta che è distinta dal 51 e che possa servire da scambio con la metro A in maniera appunto distinta da quella che era l'attuale servizio, così come previsto. Questo per migliorare sicuramente il servizio e per andare a scongiurare quelle che sono le perplessità. Sempre nella parte centrale, diciamo, oltre all'intermodalità che oggettivamente le linee 16, 4 e 12, lo stesso 81 avranno
con la metro A, dove la incrocia nella metro C, era prevista la soppressione della linea 8 e 10. Che cosa sostiene il Dipartimento Mobilità nella sua proposta? Che tale linea, che costa di 59 fermate nell'andata e ritorno da Malatesta a Monte Savello, si sovrappone alla linea 51 e 81 congiunta, per cui in questa razionalizzazione loro prevedevano la soppressione. La Commissione, nella discussione, ha chiesto di rivalutare tale decisione, così come espresso dalla delibera. Per quanto riguarda, diciamo, le valutazioni, così come espresse in Commissione, posso mettere a conoscenza del Consiglio che la stessa linea, questa linea, ha 58 fermate nei due percorsi, Malatesta-Montesavello e Montesavello-Malatesta. Di queste, 50 sono coperte dalle linee 51 e 81. Di queste 50, 10 sono coperte da tutte e due le linee. Rimangono scoperte 4 fermate nel Prenestino, i 2 attestamenti di Montesavello e le 3 di Larga Renula. Questa è la rappresentazione della situazione rispetto all'8 e 10. È chiaro che la linea stessa, nel suo percorso, incrocia attualmente la metro A Manzoni, quindi un punto di scambio. Per la verità, come qualcuno ha fatto notare pure in commissione, incrocia la A anche a San Giovanni, Piazzale Appio, e raggiunge alcuni punti, diciamo, di servizi primari, così come sono l'ospedale dell'Isola Tiberina a Lungotevere dei Cenci e così come il Ministero di Grazia e Giustizia a Larga Renula. Queste sono le caratteristiche della linea. Per il resto, nella parte più periferica del municipio, dove ci sono i cambiamenti più sostanziali, le linee interessate sono molte e sono la linea 557 che attualmente va da Piazza Cardinali a Vignali e che nella proposta si prevede di prolungare fino a Teano, alla stazione, alla fermata della metro C di Teano, proprio per fare interscambio. La linea 213 che ora va da Largo Preneste all'Alessandrino, si prevede di prolungarla da Largo Preneste fino a Cinecittà. Questo perché, percorrendo il pezzo di via di Torre Spaccata, che viene abbandonato dalla linea 552, che viene deviata lungo la Casilina. La linea 548, che attualmente svolge una funzione di collegamento tra il nodo di Tiburtina e il parco di Centocelle, viene prolungata lungo il percorso, un tratto della Casilina e viale Palmiro Togliatti fino a Cinecittà. La linea 558 è un'altra di quelle linee che subirà grossi cambiamenti. Attualmente è una delle linee più lunghe, che non svolge un servizio efficiente proprio per questo motivo, e che viene sdoppiata, cioè attualmente da Piazza delle Gardenie si attesta a Torre Maura. Ma che cosa fa questa linea? Insomma, io lo dico, sì, magari qualcuno non è abituato a frequentarla. Quando arriva a Cinecittà, lungo Subaugusta, ripercorre il tratto della Togliatti per poi entrare fino a Cinecittà Est, percorrere via Ciamarra, tornare indietro alla rotonda di Piazza Viola senza
collegarsi con la Canagnina e tornare indietro verso Torre Maura. La proposta dell'agenzia, devo dire, lavorata da anni e che insomma trova pure il consenso da parte dei cittadini, prevede di sdoppiare questa linea, cioè il 558 da Gardenia si attesta a Cinecittà come capolinea, e si prevede un'altra linea che, oltre al percorso, che è un'altra linea che è circolare dalla Nagnina, che oltre al percorso abbandonato dall'attuale 558 svolge una funzione anche di interscambio con la metro C e il collegamento con il policlinico Casilino di tutto il quadrante di Cinecittà Est. L'altro cambiamento riguarda l'attuale linea 046. Questa linea diventerà unidirezionale e sarà collegata e complementare alla linea 047, cioè si chiamerà 046 la linea che partirà dalla Nagnina attraverso via Tuscolana, raggiungerà la Romanina e raggiungerà la metro C all'altezza di Giardinetti per poi tornare indietro lungo Cinecittà Est fino alla Nagnina. La 047 farà logicamente il percorso contrario, dalla Nagnina lungo Viale Ciamarra e raggiungerà la metro C Giardinetti attraverso la Romanina, quando entra nel nostro territorio raggiungerà il capolinea metro di Anagnina. Attualmente lo 046 non fa questa funzione di scambio. Perché? Perché dalla Nagnina non raggiunge la Casilina e la metro C, ma si attesta a via Raimondi. Chiaro? Assessore, c'ha due minuti ancora. Io cerco di essere... In questo quadro la linea è prevista la soppressione della linea 511 che logicamente andando dalla Nagnina a Pantano e lungo il percorso che viene sovrapposto a queste linee viene la proposta è di sopprimerla. L'altro cambiamento importante è quello che riguarda le linee 507, 504 e 506. Vengono completamente rivoluzionate e con un cambiamento sostanziale che è quello del raggiungimento da parte del 504 che mantiene il servizio di circolarità, la caratteristica di circolarità della linea, ma attualmente invece di fare il ritorno ad Anagnina da dove parte all'altezza dei supermercati raggiungerà per la prima volta il quartiere di Tor Vergata Nuova per poi tornare indietro. La 504. Le linee 507 e 506, per la precisione, la linea 507 che adesso va da Anagnina a Grotte Celoni mantiene l'attestazione dei capolinea e la sua denominazione, però mentre il vecchio percorso andava verso via Tuscolana servendo Campo Romano e proseguiva per via di Tor Vergata raggiungendo il Policlinico e l'Università e si attestava a Grotte Celoni, il nuovo percorso parte sempre dalla Nagnina, ma va lungo la Nagnina, va fino a via di Casalmorena, la percorre per proseguire su via di Tor Vergata e lungo il vecchio percorso fino a Grotte Celoni. Il 506 al contrario, che va attualmente dalla Nagnina all'ambito di Tor Vergata, al Policlinico, viene prolungata anch'essa fino a Grotte Celoni, quindi creando l'interscambio con la metro C. E attualmente percorre il tratto di via Tuscolana, via Gasperina, via Nagnina, via di Casalmorena, via di Passo Lombardo, dove ha raggiunto Vermicina e attestarsi al Policlinico Tor Vergata. Il nuovo percorso, più razionale, andrà lungo la via Tuscolana, servendo l'ambito di Campo Romano, abbandonato dal 507, Barcaccia, per raggiungere, transitando per via Tuscolana e via di Passo Lombardi, il Policlinico dell'Università di Tor Vergata per proseguire a Grotte Celoni, scambiando anche a Torre Angela e Torre Gaia. Questo è il grande cambiamento che avviene nella parte più periferica del nostro municipio, nell'asse che va dalla Nagnina alla Roma Napoli, per capirci.
In questo quadro la linea del 500, che è attualmente da Anagnina, pure questa si attesta al Policlinico di Tor Vergata, sarà prolungata fino alla fermata di Torre Angela della metro C, mantenendo sostanzialmente lo stesso itinerario, ma solo prolungando per migliorare quindi l'interscambio modale. È previsto in questa proposta che la linea 509, che attualmente dalla Nagnina va fino al Fosso del Cavaliere, cioè al CNR, verrà sostituita dalla linea 512, ma non si attesterà più alla Nagnina, ma si attesterà alla fermata della metro C di Giardinetti, raggiungerà il CNR e tornerà indietro, ma raggiungendo in questo percorso la stazione delle ferrovie di Tor Vergata, fino adesso fuori dal contesto del trasporto pubblico su gomma cittadino. Questo è diciamo lo scenario che noi abbiamo davanti. In questo contesto un altro dei cambiamenti è quello della soppressione delle linee limitate e festive, che verranno, come dire, ricomprese dentro i percorsi di quelle feriali, e quindi non ci saranno corse limitate. E credo che sia uno scenario, fermo restando quelle che erano state le osservazioni che erano venute dalla Giunta e quella della Commissione, che sono riportate in delibera, uno scenario che in questo quadro non è certo, diciamo, risolutivo rispetto alle problematiche del trasporto nel nostro quadrante, ma sicuramente è un passo avanti. Ricordo un'ultima cosa ai consiglieri, che fuori dalle nostre discussioni rimangono ancora alcune criticità, e le criticità riportate nella delibera e che vengono, come dire, di nuovo esplicitate, così abbiamo fatto negli altri pareri, e che riguardano alcune linee. Noi abbiamo una criticità che riguarda la valutazione della linea 557, 559 e 657, di cui la 557, come avete poc'anzi ascoltato, fa parte di questo pacchetto, ma noi chiediamo che venga riconsiderata alla luce di una rivalutazione insieme alle altre due linee, perché come molti di voi sanno, oltre ad alcune criticità riscontrate nell'ambito dei consoli, c'è una sovrapposizione e un affaticamento, diciamo, e un addensamento in alcuni ambiti, soprattutto quello di Cinecittà, che potrebbero essere superati convenientemente, e quindi chiediamo una rivalutazione, così come chiediamo di rivalutare quando dovremmo discutere del deposito di Tor Vergata, che è quello che contempla l'attestazione di queste linee, i percorsi all'interno dei quartieri Statuario Capannelle delle linee 663, 664 e 654. Perché questo? Perché tutti quanti sappiamo, ne parliamo da anni, in quegli ambiti territoriali le linee negli attuali percorsi spesso trovano dei blocchi e non riescono a svolgere la loro funzione a servizio dei cittadini, creando numerosi disagi. E quindi, così come abbiamo fatto in questo contesto, in questo ambito, per queste linee, chiediamo un lavoro preventivo che possa far valutare questi nuovi percorsi. Parimenti, segnaliamo la necessità di rivedere e di superare le criticità del 503 e del 505, che attualmente ci sono nei quartieri di Gregna, Osteria del Curato e Centroni, per poter migliorare il servizio, e poniamo l'ambizione di andare incontro alle esigenze degli abitanti degli ambiti di via Casilina Vecchia e del Mandrione, per cercare di capire come il trasporto pubblico può servire in maniera migliore anche quell'ambito. Queste sono le valutazioni, le considerazioni su questo tipo di proposta,
il lavoro che ci aspetta per il futuro, per completare quello che è diciamo, la riorganizzazione, così come la chiama l'amministrazione, l'agenzia, l'assessorato, la razionalizzazione del trasporto pubblico locale. Grazie. Grazie assessore. Allora, prima di aprire la discussione, faccio presente che diciamo, nell'atto che andrà poi in votazione, nella parte deliberativa, quindi Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di esprimere parere, vabbè, alla proposta di modifica della rete di trasporto pubblico, vabbè, alla fine c'è scritto, con le osservazioni della Giunta Municipale della Commissione Quinta in premessa è riportato due punti e si aggiungono le due osservazioni che sono state condivise in Commissione, cioè la prima, valutare la possibilità di istituire una circolare distinta dal 51 a servizio del collegamento Lodi San Giovanni ed eventuali tratti di corsie preferenziali. Seconda osservazione, anche questa condivisa all'unanimità in Commissione, riconsiderare la soppressione della linea 810 in Malatesta-Montesavello. Questo abbiamo condiviso in Commissione, non era riportato, diciamo, nelle premesse c'era, ma nella parte deliberativa non c'è. Abbiamo ritenuto opportuno, diciamo, di specificare meglio anche nella parte deliberativa le due osservazioni condivise. Allora, detto questo, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Tutino, prego. Qui c'è il suo... Attaccati te. Grazie Presidente, Assessore. Anzitutto occorre rilevare veramente la qualità del lavoro fatto tra giunta e dipartimento, perché normalmente quando si parla di razionalizzazione si parla solo di tagli e diventa un modo per nascondere le reali intenzioni. In questo caso la razionalizzazione sembra veramente un efficientamento notevole, chiedo scusa, e soprattutto che ha dietro un'idea ben precisa di città, ovvero di coniugare il trasporto sul gomma con il trasporto su ferro. Quindi laddove vengono tagliate o sdoppiate e ottimizzate alcune linee inefficienti, ma e questo avviene attraverso un ascolto dei cittadini, dei comitati e quindi comunque attraverso un dialogo con la cittadinanza, dall'altra parte si utilizza al meglio le traiettorie, i tragitti degli autobus esistenti per incrociarli con le linee su ferro, sia tram che metropolitana. In particolare, anche se lì c'è qualche aspettativa, che insomma bisognerà vedere come va a livello di percorrenza, per i collegamenti tra Lodi e la metro di San Giovanni, collegamenti tramite navetta che dovrebbero in teoria sulla carta essere molto efficienti, lì bisognerà chiaramente essere vigili e monitorare, ma quello che si prospetta come piano sicuramente è qualche cosa di estremamente favorevole. Ci si prospetta, a partire dagli studi fatti, che il trasporto pubblico aumenterà molto le sue prestazioni in termini di utenza servita, e oltre 6.000 persone in più al giorno, e questo è se non lo guardiamo solo come somma, ma anche come sottrazione, cioè persone sottratte al traffico privato e dunque al caos del normale traffico cittadino, questo ha una sua importanza notevole. E, insomma, tutti questi aspetti sicuramente fanno guardare molto favorevolmente la delibera. L'unica criticità rilevata per alcuni punti è quella dell'810, che sembra più che superabile, quindi sia perché si incrocia con molte e si sovrappone con altre linee, sia perché nelle osservazioni fatte dal Consiglio comunque la si pone in attenzione.
Quindi ecco, mi pare una delibera da guardare con grande favore e soprattutto per l'idea di città che ancora una volta dobbiamo rilevare essere di questa amministrazione, una città che comincia a guardare a se stessa non più come una somma di proprietà private ma come un'idea comune e di visione di città. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Scusate, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, consiglieri, assessore. Volevo ringraziare tutti per il lavoro che hanno fatto e la speranza a questo punto naturalmente è di smentire quello che è sui giornali di ieri, su tutti i giornali, sul censimento che ha fatto uno studio del Censis rispetto a quello che è la situazione dei bus, della metro e di tutto quello che succede per la mobilità a Roma. Quindi la speranza mia e sua naturalmente assessore, che le misure che stiamo approvando bastino per migliorare una situazione oramai cristallizzata nelle periferie. Quindi i pendolari che impiegano più di 45 minuti ogni mattina per raggiungere il posto di lavoro, attraverso queste 40 movimentazioni che si sono fatte in seguito a uno studio fatto dal Dipartimento, ma naturalmente il tempo è stato piccolo, forse lei ha concentrato molto l'attenzione su un punto che ho sollevato, ma forse ne potevamo sollevare ben altri, ma io mi auguro che lei abbia fatto un buon lavoro prima. Quindi, cioè, le corsie preferenziali, cioè, ho fatto una considerazione semplice io, caro Assessore, se la metropolitana si ferma a Piazza Lodi e i vettori precedenti che arrivavano al centro storico sono gli stessi, che cosa bisogna tagliare? Quello che da Lodi è indietro, non quello che da Lodi è avanti, quindi non dovevamo neppure discutere di sovrapposizione perché c'erano anche prima. E me ne compiaccio che lei ha capito subito il problema, cercando di giustificare anche tecnicamente che toccava Manzoni, che toccava punti importanti come l'ospedale, il Fate Bene Fratelli e per giunta una movimentazione dedicata. Chi prende alcuni autobus dalla Prenestina, lei lo sa bene, li prende esclusivamente per raggiungere un luogo con le borse. Vanno a vedere i bambini piccoli, nati prematuri, e non vanno con la metro alcune persone. Quindi quei servizi che sono tagliati e non bastano mai, perché io invito quelli che hanno fatto battute perché pensano cose dietrologiche un po' assurde, che basta guardare se sono pieni. Basta la mattina guardare l'81, l'87, l'85, l'811, e il 51 la mattina nelle ore di punta sono piene, oltre che fanno l'attesa, giustamente su via Appia, perché c'è il tappo del traffico. Purtroppo siccome dilaga e aspettiamo il PGTU, quindi il PGTU finalmente metterà ordine, quindi ben fatto il PGTU, il lavoro fatto, perché la ZTL proteggerà alcuni quartieri dall'invasione del traffico, dalla tangenziale, da via Appia, da via Tuscolana, da via Cilicia e così via. Però, ripeto, la cosa che mi ha preoccupato molto, caro Assessore, è che noi ci pregiamo oggi di approvare questa cosa, però io sono, come dire, mi sarebbe piaciuto guardare nel dettaglio, le ho stampate tutte, magari gli faccio una copia in RAW, non a colori perché non avevamo, il 509, tutti quei percorsi che vanno nell'extragrad, di cui io sono, come dire, convintamente entusiasta del fatto che finalmente raggiungiamo via di Passo Lombardo, Tor Vergata, l'università, però la pianificazione e il risparmio che il Dipartimento ci vuol far apparire a volte non è congruente, l'abbiamo dimostrato
l'abbiamo dimostrato con il fatto che bisogna tagliare quello che è al di là di Piazza Lodi. Se la metro arriva a Piazza Lodi, arriverà. Quello che sta in avanti camminava prima e deve camminare tutt'oggi. Queste sono state le mie considerazioni, oltre che, come dire, aver notato che nel progetto l'aumento dei chilometri c'è stato, ma soprattutto il fatto che il 22 è arrivato in commissione. I tempi sono stati veramente a di poco, una linea, due linee, a meno che, come dire, iniziavamo a gennaio e guardavamo con attenzione la pianificazione per uno sviluppo sostenibile, perché se chiediamo oggi qualcosa al Dipartimento, anche attraverso la posizione ferma della delibera, ma il Dipartimento ci farà una parnacchia? No, solo io, perché poi la richiesta, ce la dovrei avere qua, chi ha risposto e chi ha lavorato in merito è l'ingegner Donia e poi Capozio, non so se ha interferito con lei o meno, ma al Dipartimento, cioè, non è che si alzano la mattina e mandano peraltro a comunicazione in altro indirizzo. C'è un Presidente del Consiglio, c'è un Consiglio, c'è una Commissione che poteva lavorare. Grazie. E io mi auguro, come prima, lo voglio ripetere, che queste misure approvate, così come le approveremo per il grande senso che abbiamo del progresso che forse riusciremo ad avere in alcuni pezzi di città, vada a buon fine. Diversamente resteremo con qualche taglio in più. Grazie. Grazie a lei. Altre richieste di intervento? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, la ringrazio anche per aver chiarito all'inizio della discussione, appunto, dell'ordine del giorno, quale fosse la reale causa del ritardo per cui l'argomento è stato trattato anche in commissione, per cui ci siamo comunque serviti, oggettivamente ravvisata la necessità da parte dei commissari di una seconda seduta per giungere al parere. È chiaro che la commissione ha portato anche tutti gli atti che sono stati citati anche precedentemente, vi era il piano dettagliato di ogni linea che dentro all'ambito delle modifiche della rete del trasporto pubblico connesse alla tratta metro C Lodi Centocelle subivano dei cambiamenti, e di questo i commissari ne hanno presa piena visione, altrimenti non avrebbero nemmeno potuto portare quelle che poi sono state le valutazioni accolte anche in delibera. È chiaro che è una valutazione che va presa per quello che poi è integralmente il processo di modifica della mobilità nella nostra città, e che indubbiamente la metro C in questo vi entra in pieno, perché comunque dobbiamo considerare un fatto. Leggendo comunque le circa 20 linee del nostro municipio coinvolte in queste modifiche di esercizio, è chiaro che il lavoro di forza ha giocato forza comunque, e su questo dobbiamo essere tutti consapevoli che è stato svolto un buon lavoro di concerto, che c'è una valutazione di quella che è la zona extra grade del nostro municipio, che in questo piano finalmente riesce perlomeno a ridisegnare quelle che sono le esigenze che nel corso degli anni hanno visto sviluppare in modo esponenziale la crescita anche interna alla mobilità di quei quadranti coinvolti, Tor Vergata, Morena e anche la stessa Grigna. C'è da considerare ulteriormente, e fino ad oggi l'esperienza da questo punto di vista è stata positiva, lo sarà sicuramente anche quando andremo a discutere della razionalizzazione del deposito di Tor Vergata, ed è lì che effettivamente si ridisegnerà un po' il quadro della mobilità
anche di questi quadranti. Per questo la ritengo di esprimere anche il pensiero unanime della Commissione, che si è espressa favorevolmente all'unanimità rispetto all'atto che andiamo a votare oggi, e l'auspicio è quello che quest'Aula tutta oggi possa proseguire sull'indirizzo che in Commissione ci siamo dati. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Matrono, la prego. Allora, buongiorno a tutti. Buonasera, guarda. Dunque, io adesso ho letto al volo questa delibera, però da quello che abbiamo detto, Assessore, scusi se è Presidente della Commissione, non vedo nessun accenno sul 557, l'ho letta vagamente, l'ho letta velocemente, però 507 c'è. Ditemi dove, trovatemi il capoverso. Nell'ultimo capoverso della terza pagina. 553, il 5 c'è. Rivalutare il percorso era 557, ma avevamo detto, però ci dovevamo scrivere qual era. Perché se noi rivalutiamo quando entrava in vigore il Tor Vergata. No, perché ho visto che è molto specificato l'810 fatto dal consigliere che ci sta prendendo una malattia. O no? 810? Eh beh, lui fa parte del consiglio. E allora, visto che se ne stava prendendo una malattia, pure a me massa, te tirando, va bene. E allora... Non è da solo, insomma, non è che serve con particolari posti. Oh, chi non fa parte del PD qua muoio. E che se ne deve aggiungere due cose? Ma si sono accufati. Mi sembra che stiamo bene da solo, non è da... No, ho visto che è ben specificato di rivalutare l'810, giustamente ha chiesto il consigliere Ciancio, perché ho detto l'ha ripetuto più volte, però nell'insieme tutto il corpo della delibera credo che non ci siano problemi, perché ne abbiamo discusso per ben due volte. La commissione finalmente ha lavorato bene, forse è l'unica volta che ha lavorato bene, però che vi devo dire, rivalutare il percorso, a me mi interessava il 557 perché trovavo un buco in quel 557. Rivalutare il percorso, diciamo, è una cosa un po' generica. Rivalutare potrebbe dire che parte da Centocelle, gli facciamo girare invece di via dell'aeroporto, lo facciamo girare via Cucumello. Però rivalutare se non gli diciamo che cosa vogliamo rivalutare, che cosa rivalutano. Mentre giustamente sull'810 si parla di ha chiesto di riconsiderare la soppressione della linea 810. È stato proprio... È quello che ha detto la Commissione. Secco, però avrei preferito un accenno di più, perché sono le due cose che sono state discusse bene in Commissione. Il 557 è giusto che Tor Vergata è legato a Tor Vergata, è legato a tutto quanto, siamo d'accordo, no? E ce lo può dire, dopo me lo può spiegare ugualmente, do la parola. No, l'ho detto prima. Vabbè, io non c'ero. Me la consente? No. Signor Madonna era uscito quanto. Sono uscito e sono rientrato. Però siccome mi ricordo quello che è stato detto in commissione, giustamente, vabbè, comunque nell'insieme il corpo della delibera va bene. Assessore, devo dire che ha lavorato molto bene. Lei e la sua giunta, devo dire che avete lavorato bene, bene, bene. Avete proprio puntato tutti gli argomenti che ci interessavano. Mo vediamo l'attuazione, quando avverrà l'attuazione, perché qui noi continuiamo a fare pezzi di carta, delibere, rivoluzioni, risoluzioni, mozioni e roba varia, però pare che a livello locale non si smuova nulla, o sbaglio? Perché io ho fatto diverse interrogazioni, pure per quanto concerne il verde pubblico, se voi, ma penso che voi, mi sa che non c'entrate perché siete allergici al parco. C'è l'erba alta così, non si può entrare e nessuno parla. Non ho capito che c'entra questo con l'argomento di cui stiamo parlando. Consigliere Madonna, per cortesia, su. Ecco, visto col 557, perché? Mo vi spiego. Perché attraverso il parco di acquedotti l'erba è alta, non può passare. Se il 557 proveniente da via Selinunte dovesse girare, dovesse girare Antonia,
se troveremo un degrado assoluto su Viale Monia, perché è impossibile che questo municipio a tutt'oggi, assessore, presidente compresi, non vedono il degrado che c'è in quel parco. Se vede soltanto il primo maggio, grazie consigliere Marrotola, quando c'è l'immigrazione e quando ci stanno i cosi, i tamburini che vanno a fare. Grazie. Allora, altri interventi? Tamburini che vanno a fare la festa di quartiere. Altri interventi, consigliere Giuliano, prego. Allora, di qualcosa di destra. Suggerivate? Di qualcosa di destra, ecco qua, l'ho assegnato qualcosa di destra. Hanno occupato il palazzo di fronte alla Regione Lazio questa mattina, sì. Il palazzo di vetro, per la cronaca, è stato occupato, plastica. Rom, Rim, Ram, tutti ci stavano stamattina, c'era tutta... Per favore, consigliere Giuliano, prego. Palazzo nuovo occupato. Allora... Consigliere Giuliano, grazie. Ne ha la facoltà. Grazie, prego. Grazie presidente, grazie. Però insomma, io pensavo che ci fosse negli interventi qualcosa di pochino più interessante nella tematica del trasporto pubblico locale, e invece vedo che questo consiglio oggi è riuscito a produrre quantità di miele che supera tutti i limiti, perché è un consiglio smielato, perché ci stiamo facendo dei complimenti, capito, grande lavoro, bellissimo, siamo tutti contenti, lavoro da giunta, sottogiunta, del commissione del quadrante, mi preoccupate, perché questo consiglio è stato, o perlomeno avrebbe dovuto essere, insomma, un po' più critico su alcuni argomenti, perché ci siamo soffermati, no? Sentivo un fermento su questo nuovo programma del trasporto pubblico, però poi ha partorito l'importanza di reinserire dentro l'810, che era quello che creava un po' di problemi, insomma, no? Io me lo auguro che possa essere comunque preso in considerazione. Da un minimo di esperienza le posso dire, consigliere, che sicuramente lo toglieranno, capito? Quindi voglio dire, ma funziona così, perché che succede? Che comunque chi fa questo piano, chi ha fatto questo piano, agenzia della mobilità, ATAC, metro, eccetera, devono ottimizzare, non è che lo fanno perché gli interessa il quadro della città, lo fanno perché devono comunque fare dei tagli e economicizzare. Per cui poi quando addirittura ci sono delle sovrapposizioni, apite cielo, insomma, lì sono proprio veloci a togliere mezzo pure l'autobus, no? Non solo la linea, ok? Per cui, ma cerchiamo di essere positivi. E questo miele che viene, insomma, è stato sparso nel consiglio, mi addolcisce anche a me, vicepresidente, perché volevo fare un intervento più di impeto, però non avendo la base della discussione, capito, non mi limita, ma volevo mettere in evidenza questo consiglio che, al di là ovviamente di un passaggio tecnico, perché lei è stato ovviamente molto specifico, molto tecnico sulle linee e quello che riguarda, due cose io ho appreso, anche per la contentezza di un mio collega che è presente qui in consiglio, che prossimamente lei a breve termine si interesserà anche del quadrante statuario Capannelle, perché come ha detto lì ci sono dei problemi e spesso e volentieri ci si intoppa, per cui mi auguro che prossimamente ci mettiamo al tavolo, forse servirà un po' meno tempo di questo piano un po' più complessivo, però un'attenzione, lei l'ha detto qui in consiglio, e quindi saremo pronti a verificarlo. Invece questo discorso io me lascio, però lo voglio dire, ma cari colleghi, cioè qui in questo consiglio si fanno dei discorsi, delle battaglie politiche a volte, no? Si ingrippa, ci sta ruvidità su alcuni argomenti che sono più tranquilli, tra virgolette, perché ci arrivano e quindi li dobbiamo subire, ma quando dobbiamo agire non lo facciamo. Io ricordo a tutti che questo consiglio meriterebbe di parlare del circolo degli artisti,
di Via Polia, della torretta che non è stata mai consegnata, dei progetti della scuola che non sono stati approvati dalla regione perché sono stati fatti male, no? Dell'urbanistica che non risulta ferma perché la commissione non si può riunire del print, il print di Morena non si parla, il print del fiscale sta in mano all'assessorato, il print di X2 Ciampino lo guarda qualche d'un altro da un'altra parte, a 167 di Ciampino che ci inonda, ci crea problemi, però poi mettiamo attenzione spasmodica sul trasporto pubblico 802, 807, il 504 che va a Tor Vergata. Consigliere Poli, lei ci avrà il 304 a Tor Vergata, lei è veramente fortunato. Io la... Sì, perché lei può andare lì e dire dopo 10 anni che non c'è, dire io c'ho l'autobus, no? Mentre altri quadranti non ce l'hanno. Quindi questa cosa a me me lascia un po' così, la dico e la butto... Ma io la butto lì, consigliere Poli, ma non deve essere la polemica fra me e lei, ma per dire che noi non ci battiamo per argomenti così importanti e poi dopo creiamo, no, nessuna parola su quelle cose che ho accennato prima. Lei dice, ma che c'entra Presidente su questo? C'entra per dire, me lo permetta, nel dire che le attenzioni che noi proponiamo a volte sono talmente... superficiali, no? Perché poi sono meccanismi automatici, perché io sono convinto che se noi non avessimo detto nulla o avessimo fatto una battaglia su questo atto, ma chi di dovere ci sentiva o non ci sentiva, è ovvio, perché lì contano i numeri, non contano le persone, cioè capitolo questo, è ovvio, no? Non è che possono mettere delle linee in più o possono fare delle fermate, a parte non capisco quante... tutte le fermate che hanno messo come cambieranno, perché le spostano, non lo so, perché qualcuno la puoi sostituire mettendo i numeri diversi, delle linee che passano là, ma altre saranno cambiate, le fermate mi auguro, no, non lo so io, ma mi crea, mi lascia un po' così tutto vago, però dice poi sono problemi loro, qualcuno li deve risolvere, sono pagati per fare questo, l'agenzia delle entrate della mobilità è pagata, no? Cioè c'è proprio chi sa fare questo percorso, questo lavoro. Però poi noi, no? Io lo butto qua, cari colleghi, la butto qua, 7 argomenti vi ho dati, se volete faccio le fotocopie e ve le giro. Voglio vedere nei prossimi consigli se si riesce a trattare anche argomenti pesanti, nella quale noi facciamo una brutta figura, la facciamo veramente brutta perché non riusciamo a portare avanti nulla. E quando prima diceva l'assessore De Simone, e poi chiudo perché mi sono preso, diciamo, sto un po' uscendo, però me lo faccia dire, importante. Me lo faccia dire se vuole, mi può anche buttare fuori dall'aula, so perché. Vada la conclusione. Però dico, quando prima diceva ma noi siamo stati, capito, critici quando serve, l'assessore De Simone, a me non mi risulta, perché nel bilancio si poteva dire di tutto e di più, si potevano argomentare cose pesanti, tra cui il fatto che non ci sono i soldi per i dipendenti comunali. Non ci sono i soldi per i contratti, non ci sono i soldi per i vigili, non ci sono i soldi per i coordinatori, per le maestre e per quell'altro. Eppure qui abbiamo fatto un consiglio dicendo, capito, abbiamo spostato, cioè abbiamo 1 milione in più per i lavori, per il demanio, lavori pubblici, e questo è un elemento importante che ci differenzia dall'altro bilancio. Questo grazie, consigliere Giuliano. Grazie Presidente, grazie. Però vi faccio una fotocopia di argomenti così mi vado a casa. Ci pensate, qualcuno può darsi di continuare a parlare. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi. Consigliere Steritano, prego. Sì, grazie Presidente. Aspetti che... Ci sono problemi nei microfoni, Presidente. La pregherei quanto prima di farsi un giro nei tavoli, lei magari la mattina con Lello, e aggiustate questi microfoni, perché non è giusto che sia io e il consigliere Dudino ogni volta dobbiamo... Allora, grazie della parola, Presidente, signori consiglieri. No, io volevo un attimino... Per cortesia, per favore... Per favore! Oh! Per cortesia! Prego, consigliere Sterità. Grazie Presidente. No, vedevo prima che nelle tavole degli ospiti c'era l'ex presidente Giusto Trevisiol. Voi non sapevate chi era quel signore con la barba e con gli occhiali scuri? Sicuramente gli occhiali scuri si rimetteva. Perché
non voleva vedere certe cose, perché lui è stato presidente di questo municipio, e quando era presidente di questo municipio e c'era il PC, c'era la Democrazia Cristiana, c'era il Partito Repubblicano, c'era... Scusate, presidente... Finisco? Scusate. Allora, no, non me lo ricordo. Allora, detto prima, questo, prima del 2000, su, prego. Prima del 2000. Prima, prego. Bravo, presidente, vedo che era lei preparato anche delle storie... No, ma io non dico questo perché volevo, per favore, su, volevo presentarvi il presidente Giusto Treviso, di Rifondazione, perciò ha una specie... Allora, detto questo, perché questi consigli, che su un argomento così importante, il minimo che mi aspettavo di trovare in aula, non dico il direttore del dipartimento, non dico l'assessore, ma perlomeno l'ATAC, con delle slide che ci spiegava quali sono le cose, perché ci ha mandato le pernacchie, e i pernacchie ce li faranno i cittadini. Quando, presidente, però io già faccio... Per favore, su, arrabbiato per cortesia, per favore. Di non avere avuto nei tempi tecnici che mi permetteva di capire, di spiegare, di creare quel consenso che serviva per mantenere questa maggioranza in un futuro prossimo. E ho visto la domanda che ha fatto la perfida consigliera Vitrotti, che ha aperto la commissione, il consiglio, dice: posso fare una domanda, ma quando è arrivato? Lo sapeva già da 6 mesi quando era arrivato. Perciò bugiarda, veramente, consigliera, è veramente bugiarda. E perciò la perfida consigliera ha fatto l'intervento, ha spiegato tutto con quella domandina, e l'assessore e il presidente si sono rabbattati a capire, ma che ci state facendo, il gioco delle parti? Perché ha ragione la consigliera Vitrotti, lo sappiamo tutti quando è arrivata. Avrei voluto avere le fotocopie fatte bene in commissione, avrei voluto vedere in commissione l'ATAC, avrei voluto vedere l'assessore in aula, non l'assessorino o il tecnico dell'ATAC, perché questo non è stato un consiglio politico su questi argomenti, è stato un bravo dirigente dell'ATAC che è venuto qui, che ha preso le lezioni, adesso deve tornare dall'assessore a dirgli: guardate, abbiamo fatto un buon lavoro, oggi votiamo tutti favorevole, e che votiamo contrario, meglio di niente, dopo tutto quello che pagano i romani. Consigliere Sanitario, un attimo, per cortesia. Sì, infatti lei consigliere Madrona è di maggioranza ormai, lo devono sapere i cittadini di questo territorio. Il consigliere Madrona è diventato di maggioranza. La prossima volta si candiderà col PDL. Credo che adesso sospendo, per favore. Adesso sospendo il consiglio. Presidente. Per cortesia, non è possibile. Io però quando parlo... Consigliere Stato, stia nel merito dell'argomento e vada avanti. Quando parlo del consigliere Madrona lo ascolto con religioso silenzio, non pretendo che lui ascolti me, però perlomeno di non interrompermi, perché io non ho nessuna intenzione né di ascoltare quello che dice il consigliere Madrona, che è quasi ascoltare l'assessore Morgia. Perciò che tutto questo smiele, tutto questo zucchero che gira in quest'aula... di ipocriti, di gente che si accontenta di quattro, non so se era non verbale, era qualcuno deve andare a potare l'erba in Parco degli Acquedotti perché qualcuno voterà questa, comunque non c'è problema, c'è tutto, si può sentire di tutto, però come ripeto, io sono molto indignato e arrabbiato perché non ho voluto vedere... Consigliere Segretario, sta parlando, non posso interrompere consigliere Segretario per stare a sentire lei, per cortesia, eppure lei ha una certa esperienza di consiglio ormai, no? E allora stia al suo posto, per cortesia, prego consigliere. Grazie consigliere Presidente. No, perché è già difficile intervenire, poi io capisco, io non è che mi offendo se qualcuno mi dice qualcosa, sono attrezzato, sono abituato, ne ho sentite di tante cose, solamente che io sono stato rieletto e tanta gente che dice non è stato più eletto, come tante volte
non mi candido più, lo dico in diretta, perciò se non vengo eletto, però poi sai, nel passare degli anni, ancora un anno e mezzo, si può cambiare idea, se cambiano alcuni ruoli. Possiamo rimanere nel merito dell'argomento, per cortesia? Ha ragione. Credo che stiamo dando uno spettacolo forse indecente, tutti quanti noi. Grazie. Lo spettacolo... Consiglio, va bene? Allora, per cortesia... Lo spettacolo... Consiglio... grazie. Oh, ma tutti nervosi, tutti. Allora, scusate, allora, riapriamo il consiglio. Vabbè, arriverà. Sperando che, insomma, ci siamo calmati un po' tutti, un po' più tranquilli, restando nel merito della discussione, per cortesia. Allora, avevo interrotto il consiglio e stavo parlando del consigliere Stelitano, prego. Grazie Presidente, mi scusi, mi sono dimenticato di portarle un caffè, la prossima volta lo farò, se lo fa la prossima interruzione io le porto un caffè. No, per continuare sullo stesso, mi scuso con quei consiglieri che pensano che io possa aver detto qualcosa di offensivo nei loro confronti, ma pensa male, peccato, come diceva il buon Andreotti, ma ci si azzecca sempre. Ma voglio vedere se fra qualche giorno il prato di Viale Monia è potato. Bah! Come le strisce pedonali a quelle persone, o altre, o marciapiedi, che senza passare in commissione. Vi voglio far presente, signori consiglieri, che ho assistito per una frazione di secondo, mentre aspettavo un ascensore, una riunione dei comitati di quartiere. Prima della commissione del nostro autorevole presidente della commissione. No. E così, Giuliano, consigliere Giuliano, ma lei perché il presidente, perché sta lì il consigliere Giuliano? Ho abituato a vederlo di fronte, di lato mi preoccupa. Per cortesia. Perciò, che giochiamo a farsi la campagna elettorale, che tanto è inutile, non c'è il fisc du roll per essere eletto. L'assessore non c'ha proprio la qualità di trovare il consenso. Perciò nei quartieri e nei comitati di quartiere che l'ha chiamati e ha discusso, che va bene, ma avrei voluto farlo anch'io, in ogni quartiere, sull'autobus, bloccando l'autobus e spiegando all'autista cosa ne pensa. Allora avrei voluto vedere qui la Saccarelli. Per chi non la conosce, Lorena Saccarelli è una bravo funzionario dell'ATAC che lavora H24, molto brava, devo dire che conosce tutte le linee dell'ATAC. C'era l'ingegner Fiuschiotto, che è un altro che conosce la viabilità, pure se non sta più in quel compito. Ma la dottoressa Graziani o chi per lei poteva assistere a questo consiglio, visto mai che un po' di miele se lo portava a casa pure lei. Tutti quanti avremo, che brava la dottoressa, tra l'altro fino a ieri stava all'urbanistica, oggi l'hanno messa a viabilità, che sinceramente è come che mettiamo Morgi al commercio e De Simone ai lavori pubblici. Preoccupanti. Io chiudo questo intervento e mi scuso per quei consiglieri che hanno pensato che io potevo pensar male di loro. Il male lo penso per l'assessore Morgia, che non sa fare il suo lavoro. Io mi auguro che abbia il buon senso di pensare nei quadranti con più attenzione. Diceva prima il consigliere Giuliano, che abita a Statuario vicino di casa mia, ha avuto pure questa disgrazia di averlo per vicino di casa e rischiare di incontrarlo la domenica mattina, quando posso lo evito, però ha ragione. Statuario, la navetta interna, noi abbiamo fatto per 3 volte via Santa Severina, lo dico al Presidente della Commissione Lavori Pubblici così sa dov'è. Via Santa Serena è quella strada che collega da Piazza Mileto e finisce a Largo Cirò. Quella strada è stata fatta 3 volte. Perché 3 volte? Perché passano 2 linee gigantesche che si bloccano sempre a via Santa Severina, che si bloccano a via Squillace, che si bloccano a via Oppido Mamertina.
Allora lì sarebbe da guardare la risparmio dell'ATAC, mettere una navetta all'interno di quei quartieri e magari collegarlo anche all'interno, e poi una navetta che collega con la ASL. Questa mattina ci ho messo 1:40 da via del Calice arrivare a via Tuscolana, perché c'era i lavori in corso dell'Italgas. Questi Italgas fa i lavori quattro volte le stesse cose. Non vado fuori tema, vado che non è possibile andare, pensare di continuare in questo modo. Non penso di aver detto nessuna cosa smielata, consigliere Giuliano. Grazie. Grazie. È l'unico. Grazie, consigliere Matronola. Consigliere Stellitano. Allora, non c'ho nessun altro intervento. Che c'è, consigliere Matronola? Ma non ho sentito nessun insulto. Non ho sentito nessun insulto. Allora, consigliere Matronola, non ho sentito nessun insulto, per favore. Su, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Presidente. Allora, consigliere Matronola, non ritengo. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono. Per favore! Non è possibile! Sto parlando! Sto parlando! Ancora! Guarda, è veramente triste comunque. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Matronola, Forza Italia, prego. Meno male che ha puntualizzato Forza Italia, perché volevo ribadire che io non mi candido con il PD come ha fatto il consigliere Stellitano per l'ultima volta, anche se lei gli ha concesso tanti minuti, l'ha fatto uscire fuori tema. Io sono uscito fuori tema per un fattore che era abbastanza importante e lei mi ha richiamato 10 volte, però è giusto, perché lui sta in maggioranza, assessorino, che maggioranza è? È più che altro... Vedo che state un po' confusionati dentro sta maggioranza, anche se lui dice che io sto in maggioranza, però comunque detto ciò, purtroppo tra me e lui, dopo 7 anni c'è la crisi del 7º anno, noi siamo entrati in crisi e la crisi del 7º anno ci ha portato a questo... Dichiarazione di voto, consigliere Matronola. Comunque detto questo, mi dispiace assessore che io ogni volta che esprimo il parere positivo fomento l'ira, l'odio e tutto quanto. Io esprimo un parere positivo quando la situazione, cioè quando la cosa è abbastanza chiara, e quindi credo di esprimere, come è successo l'ultima volta che abbiamo cambiato, dove c'è stato quello che è successo, che abbiamo cambiato il parere da negativo della Commissione a positivo del Consiglio, e purtroppo l'amicizia è una cosa, la politica è un'altra. Poi se uno mischia politica e amicizia insieme, credo che il cammino si interrompa a un certo momento, come già è successo. Comunque detto questo... Devo dire, la Commissione ha lavorato bene, perché c'è stata una Commissione ordinaria e una Commissione straordinaria. Ci sono stati emersi dei problemi, che è vero che sono 810, che abbiamo 2 ore di 810, però ben venga l'810, perché se un consigliere è convinto di quello che crede, che prende quell'auto e quell'auto gli interrompe una certa situazione, perché... Perché giustamente non è che tutti i giorni lei va dall'altra parte del Tevere, no, non credo. E quindi il problema dell'810 penso che si risolva col cavolo, però si risolve. Per quanto riguarda il miele, consigliere Giuliano, sì, qua bisogna portarne tanto di miele. Ma ci bisogna portargli pure le vespe e le api insieme al miele. No, perché qua si sta verificando in questo Consiglio, stanno succedendo delle cose strane. Dell'estate, perché in commissione si fanno determinati discorsi, poi si entra, si esce, si va via. Io sono uno dei primi che entra e esce, tipo qua sono uscito e non ho apparito, l'ho detto, però non ho accusato quello che è successo in commissione, con tutto il bene che voglio a Cofano, per carità, però devo dire che se in commissione, se io ho contestato in commissione ho contestato la mancanza di documentazione, l'ho contestata la prima volta che è venuto l'assessore, l'altro venerdì l'ho contestata, però la mia contestazione è andata vana, tanto più che abbiamo riconvocato una straordinaria per 2 giorni dopo. Stessa situazione, non avevamo la documentazione in mano, c'avevamo un libro unico, l'assessore mi ha detto ma che lo pago io? Io gli ho detto pure paghi te copie, tutti i soldi che prendi lo potresti pure fare, però...
giustamente, ma ci sarebbe rimasto anche agli atti. Sono nel tema, Presidente, non sto fuori tema. E quindi la documentazione relativa al TPL, sarebbe stato bello che magari ogni capogruppo l'avesse avuto 2, 3, 4, 5 giorni, ma più che altro per approfondirla, perché abbiamo approfondito soltanto 2 o 3 percorsi di tutti i percorsi che verranno rivoluzionati. Abbiamo approfondito il 557 che interessava a me, al mio quadrante, l'810 che interessava a Ciancio, e poi c'è stato qualche altro che, diciamo, è stato un po' aggiustato come percorso, però andava. Dichiarazione di voto. La prossima volta, assessore, la pregherei, quando si tratta di argomenti abbastanza importanti, e qua mi rivolgo a tutti i presidenti di commissione, sarebbe il caso che con uno sforzo, che io ho detto pure la battuta, ho detto, siccome se spendono tanti soldi la mattina a presidente per comprargli tanti giornali, che non so se riesce a leggerli tutti il giorno, tutti insieme, quando ormai il giornale va online, credo che sia questa la situazione, facciamo, se ci servono, alcune fotocopie di argomenti abbastanza importanti come essere il TPL oggi, come potrà essere, non dico altre. Consigliere Matola, dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto che c'è? Io dico. Lo deve dire, sono a 3 minuti. Siamo a favore. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Allora, nel dare un parere ovviamente favorevole, come lo darà poi tutta l'Aula, immagino, e sfrutto l'occasione che c'è l'assessore per dire appunto che nel momento in cui un consigliere ha detto che sono stati sentiti i cittadini e i comitati, io questo non era a conoscenza, ma non sono geloso di ciò, ma sarebbe intelligente che fossimo messi nelle stesse condizioni temporali di apprendere la notizia. Questo perché sennò dopo che succede, caro assessore? Non perché questo sia una polemica, uno sbaglio, è perché poi a volte i tempi non coincidono mai con l'attività che uno fa, però siccome poi, capito, chi ci ascolta o chi vede questo video, no, significa che noi già non contiamo nulla, dopodiché poi siamo anche messi, insomma, un attimino, ma non è perché lei lo fa, ma perché comunque poi è la sensazione che emerge, e quindi poi conta più chi invece, capito, no, da cittadino può dare il proprio contributo, e noi che siamo eletti da cittadini potremmo dare un contributo più attivo, avremmo piacere di questo, ma quindi è una diciamo sottolineazione. Per quanto riguarda il TPL, quindi il trasporto pubblico, è normale che si vorrebbe avere di più, però immagino che è condizione sine qua non. Avere a che fare con l'agenzia della mobilità non penso che sia una cosa semplice, anche in virtù della crisi economica che, diciamo, tocca l'azienda, per cui aver fatto già questo, aver, come si dice, posto perlomeno una sorta di diga, no? e aver interrotto l'avanzata in negativo, io penso che sia una cosa positiva. Certo che è normale che tutto è perfettibile, e poi quando si diceva che si aspetta il PGTU, a me questo mi preoccupa, perché aver fatto questo lavoro a prescindere dal PGTU secondo me è positivo. Nel momento in cui arriverà il PGTU, a me mi preoccupa, perché ho sentito, e vorrei essere smentito, che poi con l'anello ferroviario, no, permetterà questo di non avere molto traffico all'interno, perché avremo, mi sa, che gli eco pass, quindi insomma se sono 120 passaggi, ti voglio dire, io 160, uno spettacolo in un anno. Quindi significa che meno ce vai al centro, perché ogni volta che entri e che esce te prendono, sono 2 passaggi, è come quando tu li levi e li metti, sono 2 volte, per cui non so quello che succederà da questo punto di vista, penso di poter, capito, arrivare al punto di verificare quello che succede, sono talmente curioso di quello che succederà, e voglio dire, insomma, siamo positivi, quindi siamo favorevoli. Vorrei ricordare ai colleghi però di tener conto di quelle battute che ho fatto prima, soprattutto a gruppi politici che sono molto attenti a questa situazione, alle situazioni macro che poi ci portano sui giornali del nostro municipio, con argomenti pesanti, e dove qui poi non se ne parla
ok? Cerchiamo. Grazie consigliere Giuliano del voto a favore. Sì, no, voglio dire un'altra cosa, perché è importante, Presidente. Due secondi. Sì, due secondi, mi ringrazierà. La commissione Print, io lo dico, che dobbiamo fare? Ne parleremo. Perché se no, io se non ho risposte, come ho detto in commissione, esco dalla commissione Print. Grazie. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Coglia 5 Stelle, prego. Siamo favorevoli, voteremo favorevoli a questa proposta, e però ecco, recepisco dalle indicazioni di alcuni consiglieri che c'è una sofferenza, questa sofferenza però invita a una riflessione e io esorto tutti, soprattutto le persone di maggioranza, a un lavoro di tipo diverso. Io ho conosciuto molti di voi sono persone intelligenti e penso che soffrano nel vedersi sminuiti nel ruolo che molti hanno deciso per loro, presidenti dei municipi e giunta comunale. Lo stesso ruolo che hanno scelto per i consiglieri comunali di maggioranza, che sono dei meri alzamani o babbassamani. Io penso che delle persone intelligenti come voi devono pretendere di essere ascoltati prima, perché ho sentito ad esempio dal consigliere Steritano dei suggerimenti per la viabilità dello statuario, ma ne possono venire da ciascuno di noi, ma devono venire prima, perché se ci arriva la proposta poi le modifiche sono piccole quelle che si possono, e il tempo è poco per valutarlo. Le nostre osservazioni sono importanti perché noi conosciamo il territorio e dobbiamo farle pervenire per tempo, così che non dobbiamo essere presi in castagna da coloro che vogliono darci il compitino e usarci come dei ratificatori delle loro decisioni. Siamo persone intelligenti, altrimenti andiamocene a casa. Il nostro ruolo non può essere di stare qui a passare il tempo, a parlare del tempo o di altre cose. Dobbiamo avere un ruolo diverso per amor proprio e delle persone che ci hanno votato. Grazie. Altra dichiarazione di voto? Tutino. Consigliere Tutino, li specifica, prego. Grazie Presidente, come anticipato dall'intervento voteremo a favore di questo atto che prevede una giusta interazione tra ferro e gomma e una razionalizzazione che non prevede tagli ma che veramente prevede un'ottimizzazione di tutte le percorrenze, ed è stata condivisa con il territorio ed è un lavoro che è stato fatto molto bene e condiviso anche in commissione. Mi riferisco in particolare all'ultimo intervento, perché ecco, non c'era nulla di predefinito, è arrivata un buon atto su cui la Commissione ha lavorato bene portando i propri contributi. Se chi ha deciso di venirsi a lamentare in Consiglio fosse venuto in Commissione, probabilmente avrebbe potuto anch'egli... No, non mi riferisco a lei, consigliere. Se chi ha deciso di venire a lamentarsi sullo statuario in consiglio lo avesse fatto in commissione, probabilmente anche quelle cose sarebbero state risolte in commissione, ove fosse stato possibile. Quindi ci sarà motivo di votare favorevolmente in questo senso, perché è un ottimo atto che può portare solo benefici al territorio. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Seritano del PD. Sì, spero che non si arrabbia, Presidente, io ci tengo molto alla sua... Allora, il Partito Democratico voterà favorevolmente, per senso di responsabilità, non per convenzione. Bravo consigliere, perché potevamo fare molto meglio, e questo modo di fare, nel particolare io non lo condivido, di guardare la fermata di tutte le fermate. Questo è un fatto politico importante per il rinnovo della città. Potevamo fare una cosa che dover andarne orgogliosi, se avevamo il tempo di venderla bene, di dire ai cittadini stiamo cambiando. Non è come l'Ataca che assumeva gente
senza concorso, è cambiato l'aria, ha cambiato verso, era questo l'importanza di questo atto. Per cortesia, sono grato, grato che si è parlato di questa. Mi perdoni, scusi, finisco subito. Non... Sessione di voto, consigliere Storità. Credo di Dio, nella dichiarazione di voto nella scorsa consigliatura al Comune di Roma, se si parlava di queste cose venivano i capelli dritti per quelli che ce l'hanno, vero Giuliano? Detto questo, per chiudere e non essere troppo polemico, soprattutto con me stesso, consigliere Presidente, perché il mio problema non ce l'ho col consigliere, con l'assessore Morgia, ce l'ho con Stelitano, perché ho sbagliato all'inizio. Adesso devo accontentarmi, però non succederà più. In questa situazione voteremo tutti a favore. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Scusi, Presidente. Consigliere Cofano? No, prego. Aspetta, mi presenzi. C'ha ragione. Consigliere Carloni? Lo so, ma... Mi provocate. Lo so, due secondi. Consigliere Carloni? Due secondi. Consigliere Carloni, mi dispiace. Sono... Due secondi. Consigliere Matonda ha già fatto la dichiarazione di voto. Due secondi. Come no? Due secondi. Per favore. Volevo solamente dire, dopo tutto questo che si è fatto in commissione, praticamente che l'assessore ha ricevuto tante benemerenze da parte di tutti, bravo, bravissimo, tutti hanno condiviso, dopo tutte queste discussioni devo semplicemente dire abemus papam. Bene, siamo favorevoli alla votazione. Consigliere Cofano, prego. Consigliere Cofano, ho fatto un'eccezione. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Allora, no, intervengo anche come componente del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, voteremo favorevolmente ovviamente alla proposta. E volevo anche chiarire che ringrazio anche l'interesse di alcuni che si chiedono se conosco alcune strade, via Santa Severina per esempio, la conosco molto bene, così come conosco bene via Raimondo Scinto, come conosco bene via Francesco Gentile, via Taurianova e tutte le strade del municipio, altrimenti come tutti i consiglieri non saremmo qui in quest'aula. Oltretutto ribadisco anche l'elogio che era stato fatto prima al vecchio presidente, signor Trevisiol, che ha portato anche un contributo fondamentale, essendo stato presente in sede di commissione. La sua esperienza sicuramente ha giovato in merito, sarebbe stato positivo anche che quel contributo che ha portato lui fosse venuto anche da qualche commissario, ma per questo insomma ci accontentiamo del risultato. Per questo ribadisco che il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà a favore. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'atto è approvato. Consiglio è chiuso, grazie.